In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente Noi disponibile abbiamo su questa Parallelo sonda che 42. sta a 40 milioni di chilometri dal Sole e il punto più vicino mai raggiunto con i telescopi. E sta lì ad orbitare durante il lancio, è partita perché c'è sempre la paura, tanti anni di lavoro, poi esplode tutto e invece no. E un'altra particolarità è che da fine 2025 la sonda inizierà ad osservare i poli del Sole che non abbiamo mai visto, che per una serie di manovre, insomma, si alzerà sull'orbita. Senti, due parole tecniche su Modeling Data Analysis Working Group Sì, dell'ESA. e allora, diciamo Solar Orbiter ha due tipi di strumenti a bordo, ha sei telescopi e quattro strumenti che sono detti in situ, cioè sono quegli strumenti che raccolgono proprio le particelle che arrivano dal Sole o le particelle di vento solare che arrivano sempre dal Sole oppure quelle delle tempeste. E le raccolgono e quindi misurano le caratteristiche delle particelle sulla sonda, mentre i telescopi guardano cosa succede nel Sole. Quello che cerchiamo di fare con il modeling è cercare di capire se la particella che stiamo osservando, che ha colpito il nostro strumento sulla sonda, quindi su Solar Orbiter, da quale zona del Sole ha avuto origine. Che è una cosa abbastanza complicata perché queste particelle lasciano il Sole, più o meno dopo 3-4 giorni arrivano su Solar Orbiter. Ovviamente il Sole è enorme rispetto alla navicella piccolina, le particelle si muovono su delle linee del campo magnetico che conosciamo, ma comunque è complicato fare questa connessione. E attraverso il model, cioè modelli matematici, conoscendo più o meno la situazione sul Sole con i telescopi e le caratteristiche delle particelle che arrivano sulla sonda, cerchiamo di connettere, le due parti. E questo è fondamentale per cercare anche di prevedere se una tempesta solare che parte dal Sole arriverà o meno a terra. Quindi conoscere le caratteristiche delle particelle. Prima su Solar Orbiter, che è più vicina, e poi fino a quando arriva a Terra, è fondamentale proprio anche per prevedere se queste tempeste, ci Fantastico, colpiranno o no. mamma mia, si apre un mondo meraviglioso di possibilità incredibili, purché queste previsioni siano usate per il bene, non per, no, per il bene Esatto. dell'umanità, magari per Tanto salvare stiamo facendo lo qualcuno. stesso lavoro. Io sì, e la Clementina facciamo lo stesso lavoro. Ah, bene. Ah Ci no, ma vai? certamente. Sì. Allora, le note del sistema musicale sono sette. I pianeti del sistema solare sono sette. L'elemento centrale, che è il Sol, è la quinta. Ma aspetta Terra è la però, top. Eh? ti devo far vedere una cosa. No, aspetta, sì. Aspetta, no, ti devo far vedere una cosa. Fantastico! Ah! Ah! La chiave di Sol, Certo! il pianoforte Certo, con tutti i brava, pianeti. vedi? Fantastico! Ci rendiamo conto che c'è qualche cosa fuori di noi al quale rispondiamo, vuol dire che questo qualche cosa ce l'abbiamo anche dentro. Cioè, E e risuona, è chiaro. E risuona. risuona, no? In un Quindi. precedente incontro, Emiliano Toso, biologo musicista, dice proprio che la frequenza della Terra è di 8 Hz e la musica rappresenta la possibilità di sintonizzare i ritmi del corpo con i ritmi della Cioè, natura. la musica è uno strumento che si lega immediatamente alla dimensione fisica e alla dimensione spirituale, alla dimensione emotiva, alla dimensione razionale, alla dimensione volitiva, perché i sei elementi del codice musicale, che cinque dei quali sono oggettivi, quindi la sua fisicità, il timbro, la sua capacità di farci muovere, il ritmo, la sua dimensione intellettuale, la melodia, che è l'unica cosa che ci portiamo a memoria, perché non riusciamo a mandare a memoria un'armonia, un intervallo, ma una melodia sì, anche perché siamo esseri monofonici e quindi possiamo produrre un suono per volta, quindi tutto torna.
Poi c'è anche la meravigliosa capacità di farti sognare, perché se prendi due note, quindi fai un intervallo di terza, di quinta, di settima, dove vuoi, queste due note, nel momento stesso in cui risuonano, ti portano fuori dalla dimensione intellettuale. Spengono l'intelletto, dici: no, non ce la faccio, non ce la posso fare a gestire questa roba qua, e allora tu entri nel mondo dei sogni. Lì fai un altro gradino, entri nel mondo, se vuoi, dell'armonia, e nel mondo dell'armonia sei in una realtà ancora più fine, quindi sei in una realtà subconscia. Allora, se tu vedi il mondo musicale come elemento oggettivo e cominci a comprendere qualcosa del loro portato effettivo, ti rendi conto di avere in mano uno strumento che puoi utilizzare con chi? Con chi ha in mano il sesto elemento del codice musicale, che è l'unica cosa soggettiva che c'è, che è l'essere umano. E l'essere umano che decodifica tutta sta roba, poi scopri anche che nell'essere umano, che dovrebbe essere la roba soggettiva, c'è un elemento oggettivo nella soggettività, che è la sua struttura emotiva. Non c'è nessuna differenza tra il sentire di, diciamo, globale, la struttura emotiva di un giapponese e quella di un napoletano, perché diciamo, la malinconia o la nostalgia o tutto il mondo dei sentimenti, tutta quella cosa meravigliosa che ci ha fatto vedere l'aurora boreale in termini emotivi, la vivono tutti gli abitanti del pianeta. E quindi In contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.